Buongiorno, redazione per sempre Napoli, Max De Falco, Quattro Chiacchiere con. Oggi, Quattro Chiacchiere le facciamo con Fabrizio Senatore. Fabrizio è un avvocato, è il presidente del comitato campano rugby, oggi Fir Campania. Logicamente, Fabrizio è stato un rugbista, hai dei passati col Salerno, col Custo Salerno, col Pezzullo Eboli. Hai giocato anche come ala tre quarti, ma sei stato soprattutto un estremo, diciamo il ruolo dove hai giocato di più. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno a te, Max. Buongiorno agli ascoltatori. Sì, ehm, il ruolo che ho ricoperto per più tempo è stato sicuramente quello di estremo. Che è un po' quello che si dà ai giocatori un po' più esperti della linea tre quarti. Siccome la mia ultima partita l'ho fatta a 41 anni, ho diciamo, smesso che ero un giocatore abbastanza esperto. diciamo così. Um, il rugby è stato sicuramente un qualche cosa che ha accompagnato la mia vita. Dopo uh, sono stato anche presidente di club, uh, allenatore. Insomma, quindi alla, alla fine ho ricoperto. Vari ruoli all'interno di questo movimento. Durante i raggruppamenti del passato ci siamo visti anche sul certo, campo. Certo. tu venivi in tuta in scarpetta e stavi sul campo, non certo. nonostante eri, ricoprivi già ruoli abbastanza importanti. Nei sì, club di, diciamo che sono stato mh, con il Salerno Rugby, ero presidente, allenatore, giocatore, ho fatto, fatto un, un di po' tutto. di tutto. <ride> Senti un po', questo sport soprattutto si cerca di tenere i ragazzi fuori dalla strada, in, in strada letteralmente possono accadere anche delle brutte cose, il rugby come tanti altri sport, credo che il fondamento sia questo, insomma togliere i ragazzi dalla strada, fargli fare attività fisica, fargli fare sport, giusto? Sì, giusto, lo sport, tutto lo sport in generale... Eh e formazione dell'individuo, eh, crescita, acquisizione anche di eh, valori che in qualche modo poi possono eh, permeare anche la tua vita eh, in futuro, possono eh, diciamo diventare la traccia su cui ti puoi muovere quando diventi adulto. Eh, lo sport significa soprattutto... Eh, Acquisizione, acquisizione di una mentalità per cui se vuoi un risultato, per quel risultato devi lavorare. Esatto. Ti deve, devi lavorare, ti devi impegnare, lo devi fare seguendo il tuo allenatore, il tuo maestro. Ehm, nel rispetto delle, delle regole, regole di ciascuno sport e soprattutto anche in un rapporto di collaborazione. In questo il rugby sicuramente è uno sport diciamo, che ha una valenza particolare, perché alcuni valori come quelli del, della solidarietà, quello che noi chiamiamo il sostegno, cioè il sostenere continuamente il compagno, il sentirsi parte di un gruppo e collaborare perché solo il lavoro del gruppo fatto insieme ti può portare poi al raggiungimento dell'obiettivo che è la meta. Il rugby è fatto da 15 persone, quindi il rugby giocano, giocano da tutti da 15, 15 c'è il sostegno del compagno sempre a fianco, compagno che poi diventa nella stragrande maggioranza dei casi un amico, un fratello, insomma, L'amicizia resta anche dopo l'aver giocato, insomma, quando poi si esce fuori dal campo, certo. spesso e volentieri. Certo, questo è vero più o meno in tutti gli sport, nel rugby in particolare. Eh, ancora adesso i rapporti che si eh, cementano quando hai giocato insieme, quando hai diviso il sudore, il fango, le botte, alla fine quelli ti rimangono Questo. per tutta la vita. E ancora oggi, ancora oggi se un amico col quale hai giocato ha bisogno... Di, di, di qualcosa, aiuto, di, un di un aiuto, eccetera. troverà sempre un amico requista a cui potersi rivolgere. Ma sicuramente questo avviene quasi sempre. Presidente, andiamo un po' nel, nel particolare: sta nascendo un nuovo progettino. Qualcosa Vogliamo dire due parole prima? Sì, ehm, sta nascendo un, un rapporto di collaborazione con questa, con questa emittente eh, per cercare di dare maggiore visibilità a quello che è il nostro sport in campagna. L'idea è quella di rendere i singoli club protagonisti e in un rapporto e quindi avere una maggiore visibilità. Lo strumento della, della, della TV, eh, sia che sia web TV, sia che sia su canali tradizionali è comunque una cassa di risonanza, è comunque un veicolo che ti fa conoscere, fa capire certo. quello, il tipo di attività che fai, il perché lo fai e come lo fai, soprattutto tenendo presente che la maggior parte dei nostri club sono molto molto impegnati nell'attività di formazione giovanile e quindi questo rientra eh, nel discorso che stavamo facendo prima, quindi grande attenzione a quelle che sono le necessità di sviluppo dei ragazzi, c'era un vecchio slogan della nostra federazione che diceva dateci i vostri ragazzi, prendiamo ragazzi che consideriamo uomini, insomma. oppure scuola di rugby, scuola, scuola di, vita, di vita, che sono cose che ehm, diciamo rappresentano quella che è una certa filosofia che i nostri club hanno, chi più marcata, chi meno, ma che comunque hanno tutti, puntare, puntare sulla formazione dei giovani perché i giovani non solo possono diventare i giocatori della Signores di domani, ma soprattutto eh, rappresentano poi dei compagni di viaggio che poi ti puoi ritrovare come persone sicuramente migliori anche nel resto della vita. Ma sicuramente. Eh, ci prepariamo al test match femminile, domani ci sarà Sempre. il test match all'Aquila. Credo la sfida col Giappone non dovrebbe essere così, così, ostica. Poi vedremo, insomma, loro come si schiereranno. Io non campo. sottovaluterei i eh, eh. Giapponesi nel diciamo la formazione maschile nella recente Coppa del Mondo ha, mera ha meravigliato tutti: perché ottavo posto nel ranking, insomma, perché no? è la vittoria. Le vittorie che hanno fatto sono state vittorie convincenti di un tipo di gioco anche strutturato in base alle loro caratteristiche fisiche, sì. quindi molto rapido, molto veloce, eccetera, eccetera. Ma, Ma che sì, però. Che più al rugby a... verso il rugby 7 che non il classico rugby 15? Sì, anche se però voglio dire, avevano, avevano anche dei punti di impatto, diciamo. Sì, sì li I, primi insomma, cinque, li I primi cinque sì. uomini mh, erano. facevano giocatori, esattamente. Quello che avevano, avevano un'attenzione nella cura del particolare, il passaggio, il movimento, la linea di corsa, che hanno meravigliato un po' tutti quanti. Quindi io non sottovaluterei neanche le, le ragazze le giapponesi, perché i giapponesi ci hanno insegnato che loro quando preparano gli eventi, li preparano bene. Come giustamente diceva il, il il nostro direttore liberato Ferrara dice non ci dimentichiamo che sono kamikaze quindi sono abituati ad abbassare la testa questo, e ad andare avanti. In questo c'è qualcosa di vero. Loro hanno diciamo, un'abitudine alla disciplina e il rugby disciplina. Assolutamente. Quindi da questo punto di vista il rugby eh, rientra in quello che è eh, diciamo, proprio il loro codice genetico, da questo punto di vista si innesta bene e quindi sicuramente possono ben figurare. Okay. Un inbocca al lupo alle donne per la partita di domani, vi ricordo domani sabato 16 novembre, ore 14.30 dal Tommaso Fattori dell'Aquila Italia Italdonne contro le avversarie giapponesi, la partita sarà trasmessa su, in diretta da, da Rai Sport, la Rai continua a seguirci, continua a darci una mano anche dopo il Mondiale maschile. Redazione Per Sempre Napoli, Max De Falco, Fabrizio Senatore, vi ringraziano e vi do un appuntamento alla prossima.